Oltre alla capitale Roma, in Italia ci sono 3 Shahid Minar permanenti e le celebrazioni si svolgono in diverse province e città italiane. L'obiettivo è quello di diffondere la lingua e la cultura bengalese. Tra le organizzazioni diverse attività con giovani italiani e bengalesi. Molti cittadini italiani ammirano il coraggio del martiri della lingua e mostrano grande interesse per saperne di più. Anche i bengalesi che vivono in Italia hanno reso omaggio ai martiri della lingua madre. Allora, per il Bangladesh la giornata della madrelingua è una grande storia e loro hanno combattuto per far sì appunto di avere una propria lingua, una propria identità. Il 21 febbraio noi festeggiamo per la madrelingua bengalese che sono morti tante persone per la nostra lingua. E noi siamo molto orgogliosi per la nostra lingua bengalese. E è stato l'unico popolo che ha intrapreso questa lotta per la propria lingua madre e sono morte miliardi di persone e milioni di persone per la propria lingua. A capitale Roma e la città portuale di Bari ospitano Shahid Minar permanenti dove vengono offerti tributi ufficiali ai martiri della lingua. ইতালির রোম থেকে হাসান মাহমুদ, সময় সংবাদ।